Benvenuto, si accomodi. Sono Alessandro il Metro, onoratissimo. Grazie mille, piacere Pietro. Bene, lo accompagno al bar, sì? E c'è una persona che l'aspetta. Va bene. Salve. La mia strategia in un appuntamento è essere il più galantuomo possibile. Piacere Silvia. Piacere Pietro. Come va? Bene, dai, non c'è male. È girato? Un po' sì, guarda, perché è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Quando sono in imbarazzo divento rosso in faccia e faccio fatica un po' a guardare la persona negli occhi. Mi viene un po' quel mutismo selettivo. Stia tranquillo. Ma sto tranquillo adesso, guarda. Vuole qualcosa da bere? Ma no, sono tranquillo. Non so fare una parola in meno, cioè quello che ti voglio dire, che ti devo dire, te lo dico, cioè si spera sempre in maniera educata, però non mi so tenere, si dice, un cicio in bocca. Davvero proprio in panico? No, non sono in panico, no, non sono in panico, tranquilla, guarda, sono tranquillo come stesso. Nella vita che fai? Io sono... faccio assistenza alle persone anziane. Ah, al primo appuntamento è difficile capire se piaccio a una ragazza o no, è molto raro. Tu che cosa fai? Io invece faccio... per ora sto facendo le consegne a domicilio. Prima facevo vigilanza non armata. Non armata che cosa vuol dire? Senza pistole? Sì, esatto. Ah. Eccomi, tutto bene? Sì, sì, prego. Mi accompagni al tavolo, prego. Grazie. Grazie. Adesso. Questo qua è di solito il classico bistrò francese. Li ho studiati a scuola. Queste cose qua, gli ambienti. Tipo il classico posto dove ci vanno gli intellettuali in Francia, magari a bersi il caffè, a leggere il libro, un giornale. Di solito sono io che faccio la prima mossa, che se vedo una persona che mi interessa trovo le scuse più assurde anche per attaccare il bottone. Era la prima volta che venivi in una crociera? Sì, la prima volta. Sei andata in piscina? Sì, sì, sì. Ti piace te l'acqua? Sì, sì, guarda, mi piace, sì. Tu hai gli occhi con il colore del mare. Me lo dicono tanti, infatti è un po' il mio cavallo da battaglia se devo fare conquista colpo con qualcuno. Capisco se piaccia un uomo, se comunque mi guarda in una maniera molto determinata. Cerca di scavare a fondo nelle parole magari che dico, approfondendo magari l'argomento o gli argomenti. Questa vacanza qua è un momento anche per stare tra me e me. Hai impiegato molto a fare no, amicizia? No, no, io sono uno molto spiccio, cioè sono uno che fa sempre il primo passo verso l'altro, cioè arrivo lì, tra virgolette, con un misto di presunzione e nonchalance. Cioè tra presunzione... Attacchi il bottone? Sì. Tra un po' la presunzione, cioè il mio carattere veneto, cioè... pestaiolo e così via, è un po' distaccato. È un mix, il giusto calibro, diciamo. La cosa migliore che mi potrebbe capitare è trovare subito l'intesa vincente e che sia caratterialmente che fisicamente ci piacciamo e ci attraiamo. Io non guardo in faccia nessuno. Se uno mi dice no, sei un coglione, io dico no, il coglione sei te. Uno
volete vedere, deciso è un coglione, ma, no, ma in che senso, cosa vuol dire? Su che basi una persona no, sulle dovrebbe... basi magari di alcune scelte che faccio.